Sun Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA abbigliamento donna a tutte le taglie. DA abbigliamento donna a Bassia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare, abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36.
Buonasera a tutti e benvenuti al Palo Morandi di Mercure per il match della Serie A di Girone Sud. Si affrontano la Bottega del Tattoo su Mercure ed il Corsa del Cagliari. Squadra in campo per il Corsa Cagliari, numero 1 Puggioni, numero 7 Strioli, 8 Caldaro, 11 Saeras, 12 Sorbellini, 13 Petrova, 14 Madeddu, 15 Niola, 17 Prosperi, 23 Ljubenović, allenatore Sciascia, assistente Diana. E ora per la bottega del Tartufo, un verde con il doppio zero, Pompei, numero 3 Tellonio, numero 4 il capitano Giudice, 5 Bartolini, 6 Cottenis, 9 Speziali, 10 Strosso, 11 Moriconi, 13 Paolocci, 14 Gambelunghe, 18 Baldi, 19 Cassetta, 45 De Cassano, allenatore Michele Staccini, assistente Michele Cristoltoni. Gli abiti dell'incontro sono i signori Vincenzo Di Martino di Santa Maria la Carità e Giuseppe Bastarella di Napoli. E ora tutti in piedi per l'inno nazionale italiano. Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control, everything is real. So hit me. So hit me. Hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tight. My shirt, eyes wide. Baby, I'm yours. So baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go.
Buonasera a tutti, siete in collegamento con il Palamorandi di Umbertide per questo match tra la Bottega del Tartufo Umbertide e il Quis Cagliari. Entrambe devo togliere la mascherina per parlare meglio. La Bottega del Tartufo Umbertide 7 giorni fa ha vinto la sua quarta partita in 5 gare. Il Quis Cagliari invece finora ha accumulato 2 punti, ma la squadra di coach Staccini deve fare attenzione, perché ovviamente il Quis Cagliari anche oggi sarà privo del capitano Erika Striulli, ma è comunque una squadra ben costruita che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria in un campionato che, come abbiamo visto, non ha squadre cuscinetto. Tutte le squadre sono competitive e quindi Umbertide anche quest'oggi dovrà combattere. Intanto vediamo che stanno preparando entrambe le squadre a scendere sul parquet con i quintetti. Umbertide in campo con Pompei, De Cassan, Giudice, Cottenis e Baldi, quindi il quintetto tradizionale schierato da coach Michele Staccini. Dall'altra parte invece Sciascia del Quis Cagliari risponde con Puggioni, Caldaro, Prosperi, Saias, Niola e Ljubenović. Quindi ripetiamo, non era Puggioni ma era Saias, quindi Saias, Prosperi, Ljubenović, Niola e Caldaro. Palla a 2, Baldi contro Caldaro. Tutto pronto per la palla 2 nel nostro impianto ovviamente vuoto. E la palla 2 è vinta dal Quis Cagliari. Saias, Prosperi in palleggio, la ex di giornata. Niola, Saias per Ljubenović, Caldaro, Prosperi ci va da 3 punti, non va, ma al rimbalzo c'è Ljubenović che guadagna su questo tiro un fallo, primo fallo commesso da Umbertide. La rimessa c'è Niola, Prosperi marcata da De Cassan e c'è ancora un fallo, secondo fallo commesso dalla PFU, questa volta è Beatrice Baldi a commetterlo. Sarà rimessa in attacco per il Quis Cagliari. 9:33, quindi neanche 30 secondi dall'inizio della partita. Umbertide già aggravata di 2 falli. Ljubenović che trova Saias al limite dei 6:75. Prosperi, Ljubenović, e c'è un fallo in attacco fischiato a Ljubenović, quindi e questa volta Umbertide può attaccare. De Cassan, Cottenis, Pompei, va a servire il capitano, raddoppiata da Prosperi e Niola, palla contesa, freccia che premia Umbertide, sarà rimessa in attacco per la PFU. De Cassan che trova Cottenis che va al tiro, non va, scivola il pallone e sarà rimessa per la PFU, ultimo tocco infatti di una giocatrice del Cus. Sarà rimessa non in attacco, sarà rimessa affidata a Cottenis, Baldi per De Cassan, marcata da Prosperi, De Cassan ribalta per Chicca Pompei che prova da 3 punti, non va, a rimbalzo c'è Caldaro, raddoppiata da Baldi e Cottenis, Caldaro che va a servire Ljubenović, può tornare in attacco la formazione sarda. Saias, Niola, Ljubenović per Prosperi, Saias dentro, Saias, i primi 2 punti sono di Saias in questa partita. Cagliari che va a realizzare i primi 2 punti in questo incontro. Ora in attacco c'è Umbertide, De Cassan per il capitano
dentro e non sbaglia Federica Giudice. E pareggia subito i conti sul 2-2 quando mancano 8 minuti alla fine del primo quarto. Palleggio c'è Niola. Ljubenović ci prova da 3 e la piazza questa a da 2. Da 2 non era una tripla, aveva toccato con i piedi la linea dei 6,75, la giocatrice numero 23 in maglia Kuss, ma ci prova da 3 anche Kotnis, che però sbaglia e può tornare ancora in attacco la formazione di Sciascia. Ljubenović, Saias, marcata da Pompei, Saias per Niola. Niola prova la penetrazione, scarico su Ljubenović, dentro Ljubenović, non va, a rimbalzo ci sono Kotnis e poi il capitano e passi di Giudice e quindi sarà rimessa per il Cus Cagliari. Tanto ricordiamo che Federica Giudice aveva subito una distorsione alla caviglia nella partita contro la Nico Basket, ma era tornata, aveva stretto i denti, tornata poi sul parquet portando la PFU alla sua quarta vittoria in 5 gare. Anche oggi la vediamo a combattere sul parquet. Intanto Saias guadagna 2 liberi su fallo di Pompei, terzo fallo per la PFU. Infatti Pompei, che proprio ora esce e fa il suo esordio in questa partita, anche Ilaria Moriconi. Quindi cambio in regia per Umbertide quando siamo sul 4-2 per Cagliari a 7 minuti all'intervallo, alla prima sirena. Sbaglia il primo. E non sbaglia il secondo invece, 5-2 più 3 del Cagliari. In palleggio c'è Moriconi, attacco ora della Bottega del Tartufo, Kotnis, De Cassan per Baldi, airball, rimbalzo di Kotnis e Kotnis in reverse fa meno 1. 5-4, 6-35. Niola per Ljubenović alla rimessa. Saias, dentro Saias, e riporta a più 3 il vantaggio delle cagliaritane. Attacco ora della PFU, Giudice, De Cassan, dentro De Cassan, lo scarico su Kotnis che non va al tiro, ci va ora e Aneta Kotnis ancora una volta piazza il canestro del meno 1. 6 minuti e 3 secondi al fischio della prima sirena, siamo neanche a metà del primo quarto, 7-6, squadre che si inseguono. Ljubenović dentro e è ancora più 3 Cus Cagliari, 9-6 a 5.45 alla fine del primo quarto. Moriconi ora in palleggio, Moriconi dentro, scarico su De Cassan che ci prova e la piazza da 2 ed è ancora meno 1, 9-8 a 5.28. Saias in palleggio ora, Caldaro, Prosperi e ancora più 3, questa volta firmati da Giulia Prosperi. Moriconi in palleggio, attacco ora di Umbertide, Caldaro rischia di rubare palla, Kotnis non va, a rimbalzo ci arriva Ljubenović e ancora in attacco il Cus Cagliari. Caldaro raddoppiata, scarico su Niola e la piazza da 3 per il 14-8 e sul più 6 per il Cus Cagliari. Coach Staccini giustamente chiama il timeout
quando mancano 4 minuti e 32 secondi alla fine del primo periodo. Partenza in salita per le umbertidesi. Tanto andiamo a vedere le statistiche. Staccini, lo sentiamo da qua, è furioso con le sue giocatrici per questa partenza. Un po' sottotono delle sue ragazze. Finora per Umbertide sono andate a segno il capitano, giudice, poi Cottenis, De Cassan. Questi punti realizzati da Umbertide. Palleggio su Moriconi, marcata da Saias. Moriconi supera la metà campo. Moriconi per Cottenis, De Cassan, Paolocci che ci prova da tre, non va. Ma Ljubenovic che non ci arriva. De Cassan, palla contesa, freccia che premia il Cus Cagliari, quindi sarà rimessa per le Cussine. Intanto è entrata Puggioni al posto di Prosperi per il Cus Cagliari ed è entrata Paolocci al posto di Baldi invece per Umbertide. Puggioni in palleggio, Saias, l'arresto e tiro di Saias. A rimbalzo c'è Paolocci, non è andato a buon fine il tiro questa volta della giocatrice numero 11, De Cassan per Paolocci. Paolocci per Moriconi, Moriconi, ancora Paolocci, 8 secondi per andare al tiro, De Cassan va al tiro, non va. A rimbalzo c'è Ljubenovic, intanto si prepara ad entrare anche Beatrice Stroscio per la PFU. Niola, il reverse, più 8 per il Cus Cagliari. Moriconi, giudice per De Cassan. De Cassan al tiro, non sbaglia Flavio De Cassan. 2:57 da giocare in questo primo periodo. Si riporta a meno 6 la squadra di casa. Palleggio Niola per Saias. In attacco ancora il Cus Cagliari. Puggioni, Niola, Caldaro, ancora Puggioni, Niola da 3, non va. Moriconi afferra il pallone e può far ripartire la PFU. Moriconi da 3, vediamo, non va, ma a rimbalzo, attenzione, De Cassan, poi Cottenis. Cottenis, che sfortuna, non va neanche il secondo tentativo della pivot. Saias, c'è un fallo questa volta. Di Moriconi, intanto escono De Cassan e Moriconi e entrano Pompei e Stroscio. Caldaro, Prosperi che intanto è rientrata al posto di Niola. Prosperi dentro, va il tiro Giulia Prosperi, ma guadagna, sbaglia ma guadagna due liberi.
sbaglia il primo. Zero su due di Prosperi. Può tornare in attacco la PFU. Pompei dentro per Baldi. Non va! E ancora sfortuna su questo tiro da sotto per le bianco-azzurre. Ancora in attacco. Intanto è entrata anche Petrova per il Quiscagliari. Caldaro. Non va neanche Caldaro. Allontana Caldaro e rimessa per la PFU. Affidata a Beatrice Stroscio. Pompei in palleggio dentro. Cost to cost di Pompei che riporta a meno 4 la PFU a 1 minuto e 14 alla fine del primo periodo. Tanto c'è Prosperi marcato dal capitano Petrova. Prosperi. Saias. Saias, Baldi tenta di trovare palla, palla contesa e freccia che premia la PFU. Sarà rimessa per Umbertide. A 56 secondi alla prima sirena sul punteggio di 16 a 12 per il Quiscagliari. Intanto esce il capitano giudice e fa il suo esordio in questa partita anche Sara Speziali. Pompei, scarico su Paolocci, Paolocci per Baldi, Baldi, vediamo, Baldi per chicca Pompei, al tiro c'è Pompei, che canestro di Pompei, che fa meno due. E fallo di Stroscio ai danni di Puggioni. Quinto fallo per il PFU che porta in lunetta la giocatrice numero uno del Quiscagliari. E Staccini è furioso in panchina. Piazza il primo Puggioni. Due su due di Puggioni e fa più 4 Cus a 30 secondi dalla fine del primo periodo. Un paio in palleggio, 18 a 14 per il Cus. Paolocci, lo scarico su Sara Speziali, Speziali per Pompei, 8 secondi per andare al tiro, Pompei da 3, non va, non prende neanche il ferro, 9 secondi da giocare in questo primo periodo, Niola la rimessa, Prosperi, Prosperi, va al tiro. E a 1 secondo e 96 guadagna due tiri liberi. Ennesimo fallo commesso dalla PFU, uno solo commesso dal Quiscagliari. Partenza in salita e in maniera molto nervosa per la squadra. Intanto Prosperi sbaglia il primo libero. E fa 1 su 2 Prosperi, 19-14, 1-96 da giocare. Stroscio, ci prova, non va. Finisce il primo periodo, ci sentiamo tra poco. Ristorante a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Sup
Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. Siete di nuovo collegati con il Palamorandi di Umbertide per il secondo quarto del match tra la Bottega del Tartufo Umbertide e il Cus Cagliari, primo quarto che si è chiuso sul punteggio di 19-14 per la formazione cagliaritana. Non c'è Puggioni, Niola in attacco e ancora il Cus Cagliari, Prosperi che trova Ljubenović che ci prova da tre, non va, ma rimbalzo c'è Petrova che piazza il più 7, 21-14. Attacca ora la PFU, Pompei che non trova una compagna libera, Pompei ancora in palleggio, 6 secondi, Giudice, dentro Giudice, non va, c'è Kotnis, Magnola ruba palla e riesce così a far ripartire il Cus, Ljubenović non va, rimbalzo c'è Kotnis, Pompei, Pompei dentro, scarico su Giudice da tre, non va, allontana Petrova, Prosperi, Niola, Ljubenović, attacco ancora del Cus Cagliari, Puggioni, Prosperi da tre, non va, Kotnis, Pompei, può ripartire ora Umbertide, Pompei, Paolocci per Kotnis, finta il tiro e qui c'è un fallo commesso proprio da Petrova, rimessi in attacco in favore della squadra di casa. Stroscio alla rimessa, il capitano dentro, meno 5, 8 minuti alla fine del secondo quarto, 21-16 il punteggio in favore del Cus Cagliari. Puggioni marcata da Stroscio, trova Niola, Prosperi, Puggioni, Ljubenović e ancora più 7 il Cagliari con Ljubenović. Stroscio dentro e c'è un fallo, guadagna due liberi Beatrice Stroscio, giocatrice numero 10, ancora un po' dolorante alla caviglia, ricordiamoci che si era infortunata nel match con... questa volta il dolore lo sente al braccio, per fortuna ha comunque la caviglia fasciata, perché come ricordavamo con Civitanova ha subito questo infortunio, aveva dovuto saltare il match a Firenze. Alla lunetta Beatrice Stroscio. Non sbaglia Beatrice Stroscio, il primo
libero. 2 su 2 di Stroscio, 23-18, ancora meno 5 PFU. E qui Staccini si infuria. Cottenis va a marcare Ljubenović. Ljubenović, Prosperi, Cugioni per Saias, dentro Saias, lo scarico su Ljubenović. Ljubenović dentro e due liberi, se li guadagna anche Ljubenović. Piazza il primo libero Ljubenović. Due su due di Ljubenović, fa 25-18. Stroscio, Paolocci, ancora per Stroscio, per il capitano, dentro, ancora meno 5. A 6 minuti e 50 alla fine del secondo periodo. Saias, Prosperi, Ljubenović, marcata da Cottenis, ancora per Prosperi, dentro Prosperi, scarico su Caldaro, non va, ma rimbalzo, ci arriva Cottenis dopo un rimpallo. Pompei può andare in attacco ora la PFU. Pompei, Cottenis, Paolocci, Pompei che si prova da tre, non va, ma attenzione Cottenis, ci arriva prima e Paolocci, non va, ma Cottenis ancora a rimbalzo, Cottenis ancora per Paolocci e questa volta la numero 13 della PFU non sbaglia e piazza il canestro del meno 3 sul 25-22. Il gioco era ripartito ma viene fermato perché c'era un cambio, è uscita giudice ed è rientrata sul parquet Flavia De Cassan. 6 minuti da giocare in questo secondo periodo quando siamo sul 25-22 in favore del Quis Cagliari. Umberti prova a risalire, Cugioni in attacco ancora la squadra sarda, c'è un fallo commesso da Paolocci ai danni di Caldaro e due falli a testa in questo secondo quarto. Cugioni, Saias, Saias dentro, va il tiro, non va, a rimbalzo c'è Paolocci, ma Prosperi riesce a intercettare e va il tiro, e da sotto non sbaglia Giulia Prosperi. Qui un canestro preso veramente in maniera stupida dalle bianco-azzurre che si trovano ancora sotto di 5 punti, ma c'è Cottenis, non va Cottenis, Flavia De Cassan, Paolocci, non va Paolocci, a rimbalzo c'è Ljubenović. E anche qui pasticcio sia difensivo che in attacco per la PFU. Ljubenović per Saias, Saias dentro, non va, a rimbalzo c'è Cottenis, Pompei. Pompei, Stroscio, non va neanche Stroscio e rimessa in favore del Quis Cagliari. Mentre c'è time out a 4:45 alla fine del secondo periodo. Sul punteggio di 27-22, due punti, gli ultimi due punti del Quis Cagliari sono stati presi dopo un pasticcio difensivo da parte del PFU e poi le stesse giocatrici di Umbertide che hanno avuto la possibilità di poter rimediare subito ma non ci sono riuscite. Partenza quindi
in salita e secondo quarto ancora in salita, siamo a più di metà del secondo quarto, ancora deve Umbertide deve rimontare 5 punti, ma soprattutto deve trovare il gioco, la fluidità che si era vista in diverse, che abbiamo visto in diverse partite in questa stagione. La rimessa c'è Niola, Saias. Saias per Prosperi. Prosperi per Ljubenović. Ottima intesa. Va a più 7 il Kus. In attacco c'è Umbertide con Beatrice Stroscio, dentro Stroscio, scarico su De Cassan, poi per Pompei, al tiro c'è Pompei, non va, ma rimbalzo c'è De Cassan, Paolocci, ribaltamento per Cottenis, non va Cottenis, ancora in attacco le cussine, Niola, Saias, Caldaro, non va, c'è Cottenis, poi Pompei per Stroscio, dentro per Paolocci, Paolocci indietro per Pompei che si prova da 3, non va neanche questa volta, il tiro da 3, il tentativo da 3 punti di Federica Pompei, Ljubenović per Saias, ancora in attacco le sarde, Caldaro, Caldaro, marcata da Paolocci e questa volta c'è un fallo di Niola. Intanto rientra Federica Giudice sul parquet, l'abbiamo vista alla cyclette poco fa, ancora qualche problema alla caviglia per lei dopo l'infortunio della settimana scorsa, nonostante tutto ricordavamo era riuscita a stringere i denti, a portare la PFU alla vittoria contro l'Anico. Prosperi ruba palla ma non riesce a tenere il pallone sul parquet. C'è la rimessa per la PFU. La rimessa di Cassan per Cottenis, Beatrice Stroscio. Stroscio, Pompei, Pompei da 3, non va neanche questa volta. Due 38 alla fine del secondo periodo. Intanto è entrata anche Madeddu del Cus Cagliari. Ed è uscita Ljubenović. Prosperi, marcata da Moriconi. Prosperi dentro. Non sbaglia Prosperi. E vola al più 9 quindi il Cus Cagliari. Tutto in salita per la squadra di Staccini. Giudice dentro per Cottenis. Non ce la fa ad afferrare il pallone. In tilt Umbertide, Madeddu e sul più 11 a 1.55 alla fine del secondo periodo del Cus Cagliari, Umbertide. Coach Staccini chiede ovviamente il time out, veramente in salita.
la PFU che deve cambiare totalmente approccio a questa partita. -55 alla fine del secondo quarto. Giudice la rimessa. Stroscio, De Cassan rischiano di perdere palla. Ma ancora Stroscio. Moriconi per Cottenis, non va a Cottenis, ma Madeddu al rimbalzo. E ancora una volta il Cus Cagliari in attacco, Caldaro. Saias, Madeddu, ma De Cassan intercetta bene. E riparte così la PFU. De Cassan va al tiro, non va, ma c'è, afferra il rimbalzo. Moriconi non va. E De Cassan non arriva a catturare il rimbalzo. Ancora in attacco la squadra di coach Sciascia. Niola dentro, non va, ma c'è Madeddu che ci arriva prima. Palla contesa e freccia. Stroscio si è fiondata su questo pallone con Madeddu. La freccia premia la PFU, sarà rimessa per Umbertide. Moriconi, Cottenis, Stroscio, il reverse, canestro più fallo, ma che canestro di Beatrice Stroscio, che servirà la reazione d'orgoglio, potrebbe essere la reazione d'orgoglio della PFU. Non va il libero, ma comunque bellissimo canestro di Stroscio. Tanto alla rimessa c'è il Cus Cagliari, Prosperi raddoppiata, non trova compagna libera, c'è Saias, Madeddu, e non sbaglia Madeddu, riporta ancora più 11 la formazione cagliaritana. 18 secondi, palla che esce, sarà rimessa per il Cus Cagliari. E sarà ancora time out chiesto da Staccini a 17 secondi all'intervallo lungo. Ancora veramente possiamo dirlo, non ci siamo, non è questa la mentalità con la quale affrontare una partita. Non sono le ragazze di Staccini concentrate, stanno affrontando la partita come avremmo voluto. Squadre di nuovo in campo. Prosperi.
Prosperi, 4 secondi. Vuole andare al tiro. Passi di Prosperi. Giudice alla rimessa, Stroscio, un secondo, da tre, Stroscio non va, si va all'intervallo lungo sul 35-24 per il Cuscagliari. Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità, in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia,
Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA Abbigliamento Donna Tutte le Taglie. DA Abbigliamento Donna a Bastia Umbra, villaggio 25 aprile 54C, in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36. Siete di nuovo collegati con il Palamorandi di Umbertide per la seconda metà della partita tra la Bottega del Tartufo Umbertide ed il Cuscagliari. Umbertide che è sotto di 11 punti, 35-24 per la formazione cagliaritana. Dopo due quarti, Umbertide che non è mai riuscita a trovare la giusta concentrazione. Il gioco che abbiamo visto in altre partite, oggi le ragazze di Staccini sembrano un po' sottotono, deconcentrate direi. E quindi sarà difficile colmare comunque questi 11 punti di gap che separano le biancoazzurre dalle cussine.
squadre che stanno facendo il loro ingresso sul parquet. Umbertide con il suo quintetto base, Pompei De Cassan, giudice Cottenis e Baldi. Alla rimessa Niola. Saias. E ruba palla Pompei. Il capitano. Ancora Pompei. Va al tiro Pompei. Non va. Rimbalzo c'è De Cassan. Fallo. C'è un fallo. Rimessa in attacco per la PFU. De Cassan alla rimessa per il capitano dentro, il capitano non va, c'è Prosperi a rimbalzo, Ljubenović, Saias, Prosperi dentro, Prosperi va il tiro, non va, rimbalzo c'è Baldi, Pompei per giudice, Pompei ancora, da quest'altra parte per Baldi, poi De Cassan, Pompei. Vediamo cosa farà la regista in questo momento di Umbertide, Pompei al tiro ed esce, che grande sfortuna però per Chicca, Pompei, la palla che circola sul ferro e poi esce. Ljubenović marcata da Baldi, Ljubenović, Saias, al tiro Saias, non va, rimbalzo c'è Pompei ancora in attacco la PFU, De Cassan e subisce fallo. Flavia De Cassan. Cottenis, palla che si impenna e ancora nelle mani del Cuscagliari. Caldaro, Niola al limite della linea di 6,75, Saias dentro, va al tiro, subisce fallo, guadagna due liberi. La giocatrice numero 11 del Cuscagliari, quindi andrà in lunetta. Due su due di Saias per il più 13 Cagliari, 37-24, 8 minuti e 5 secondi alla fine del terzo periodo. De Cassan per il capitano scarica su Baldi che pasticcia ed è passi di Baldi. Saias e intercetta Cottenis, Pompei, riparte Umbertide, Pompei in palleggio, al tiro Pompei e questa volta non sbaglia, meno 11, ancora è veramente alto il gap che divide le due formazioni. Puggioni, Ljubenović, Prosperi, Caldaro, marcata da Baldi, Caldaro per Saias,
Saias scarica su Ljubenović, Ljubenović dentro e ancora più 13 per il Cuscagliari. 7 minuti ancora da giocare in questo terzo periodo quando attacca la PFU. Giudice. Pompei. Baldi subisce fallo e guadagna due liberi. Terzo fallo commesso dal Cuscagliari in questo terzo periodo. Sbaglia il primo libero. Zero su due di Baldi, ma al rimbalzo c'è Cottenis. Può tornare in attacco Umbertide, Pompei. Baldi. E non sbaglia Baldi. 28 punti per Umbertide. Ancora le sarde del Cuscagliari. Puggioni, Prosperi, De Cassan tenta di fare palla ma non ce la fa, mette fuori e palla che esce, ultimo tocco proprio di De Cassan, rimessa per le cagliaritane. Ljubenović, facile per Ljubenović. E ancora più 13 Cuscagliari. Pompei in palleggio. Cottenis. Prosperi. Ma c'è Giudice dentro! C'era Prosperi. Era quasi riuscita a intercettare, ma per fortuna il capitano. E Caldaro non va! Rimbalzo c'è Baldi. Comunque un altro errore difensivo di Umbertide. Pompei in palleggio. Pompei dentro, scarica sul capitano che non va al tiro, ci va ora da tre punti, non va. Prosperi a rimbalzo e riparte così Cuscagliari. Prosperi dentro, sbaglia, a rimbalzo c'è Pompei. Pompei, vediamo cosa farà. Cottenis, ancora per Pompei. Ancora Cottenis. Giudice. Pompei. Pompei. Passi di Pompei. E ancora Vano, un'altra azione di attacco. Tanto esce Cottenis, rientra Paolocci. Prosperi. Puggioni. Ancora Prosperi che trova Ljubenović. Ljubenović è fallo. Caldaro. Saias. E palla contesa. Freccia che premia la PFU, sarà rimessa per Umbertide. E c'è time out intanto, chiesto da Staccini, con Umbertide che ancora non ha trovato la giusta mentalità per risalire, per colmare il gap di 11 punti, che è veramente difficile. Intanto andiamo a vedere quali sono i punti
personali, 6 di Pompei, 8 giudice, 4 di Cottanis, 2 Baldi, 4 di Cassan, 4 di Stroscio e 2 di Paolocci. In palleggio giudice, non va neanche questa volta. Oggi con le triple siamo veramente out. Caldaro è ancora più 13, torna al massimo vantaggio il Cus Cagliari, 43-30. Paolocci, Baldi, Baldi, e Baldi va a segno, ancora meno 11, a 3.40 alla fine del terzo periodo, 43-32, meno 11 Umbertide. Prosperi dentro, va a servire Ljubenović e poi sarà rimessa in attacco per il Cus Cagliari. Saias la rimessa, Caldaro, Caldaro, c'è fallo di Paolocci, quarto fallo commesso da Umbertide, quindi Umbertide si trova già in bonus. Rientra anche Moriconi al posto di Paolocci. Caldaro, Saias, Prosperi, non va da tre, Prosperi dentro, è stoppato da giudice e qui si alza tutta la panchina su questa stoppata del capitano. Moriconi per De Cassan, giudice. Va a ricevere palla da De Cassan, in palleggio c'è il capitano per Moriconi. Moriconi va al tiro e non sbaglia. Svantaggio che si riduce a sotto la doppia cifra. È ancora lunga la strada per le ragazze di Staccini. In attacco c'è proprio Cagliari ora. Prosperi per Saias. Prosperi, e c'è un altro fallo. Qui Staccini in dialoga con l'arbitro. Questo fallo. Alla lunetta c'è Caldaro. Piazza il primo Caldaro. Due su due di Caldaro.
e ancora più 11 per il Cuscagliari. Strosce ora a portare palla. Stroscio, vediamo cosa farà. Dentro Stroscio, va il tiro, non va. Ha voluto fare tutto da sola in questa azione di attacco, invano. Madeddu, Puggioni, Saias. 1.50 alla fine del terzo periodo. Puggioni, Madeddu, stoppata da Kotnis e rimessa per la PFU. Stroscio in palleggio. De Cassan. De Cassan dentro, va a subire fallo e guadagna due liberi. Sbaglia il primo, Flavio De Cassan. Uno su due di Flavio De Cassan. Meno 10, PFU, 1.26 alla fine del terzo periodo. Puggioni, Madeddu, Prosperi. E intercetta De Cassan e non riesce a tenere il pallone sul parquet. Sarà rimessa per il Cuscagliari. Prosperi alla rimessa, Madeddu, Puggioni, Puggioni. E ancora fallo fischiato ai danni della giocatrice del Cuscagliari, proprio di Puggioni, e quindi Puggioni andrà in lunetta. Piazza il primo, Puggioni. Due su due di Puggioni. Più 12 ora, il vantaggio del Cuscagliari. Stroscio in palleggio. Rischia di perdere palla, ma l'afferra il capitano. Il capitano. Lo scarico su De Cassan. Non va, ma al rimbalzo c'è Moriconi. Moriconi dentro per Kotnis. Intercetta Prosperi. E Madeddu. E Prosperi. Saias, in attacco il Cuscagliari. Caldaro per Puggioni. Prosperi. Prosperi e passi e passi. E quindi sarà rimessa per la PFU. Moriconi in palleggio, 14 secondi alla fine del terzo periodo. Moriconi per il capitano. Che pesta però la linea e quindi sarà rimessa per il Cuscagliari. Prosperi. Va il tiro, non va, finisce il terzo periodo. Ci risentiamo per l'ultimo quarto tra poco.
Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità, in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. DA Abbigliamento Donna Tutte le Taglie. DA Abbigliamento Donna Abbazia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e loca 6. Ultimo quarto del match tra la bottega del Tartufo Umbertide e Cuscagliari. Umbertide deve ricucire lo strappo nell'ultimo quarto. Sarà molto difficile colmare questi 12 punti che separano le due squadre. Oggi Umbertide non sembra proprio in forma. Saias, marcata da Moriconi, Prosperi. Prosperi ancora in palleggio. Saias. Saias perde palla ma riesce comunque a tenerla e fare lo scatto nei 24 secondi. Si vanifica questa azione d'attacco del Cuscagliari. Rimessa PFO affidata a Beatrice Stroscio. Il capitano in palleggio. Capitano dentro. Ma il tiro non c'è nessun fallo, ma sbaglia Federica Giudice. Ljubenovic marcata da Cotnis. Puggioni. Saias. Prosperi dentro per Ljubenovic non va, rimbalzo De Cassan, può ripartire ora Umbertide. Moriconi ci prova da tre, non va. Oggi siamo anche sfortunati oltre che non essere concentrate, ma ricordiamo che la fortuna aiuta gli audaci oggi. Non stiamo giocando come facciamo di solito. Prosperi marcata dal capitano, Prosperi per Caldaro e c'è un fallo. Esce Prosperi, rientra Niola nel Cuscagliari. Gnola la rimessa, Ljubenovic, Saias, Puggioni, Caldaro, Puggioni, da tre, non va. Otto e 19 alla fine della partita, Moriconi in palleggio. Moriconi, e qui c'è un fallo ai danni di Moriconi commesso da Saias, quindi primo fallo anche commesso per il Cuscagliari. La rimessa c'è De Cassan che trova Cotnis,
Beatrice Stroscio. Stroscio. Moriconi. Moriconi per il capitano. 3 secondi per andare al tiro. Sbaglia il capitano, ma c'è a rimbalzo. C'è Flavia De Cassan. Riparte ancora la PFU. Moriconi chiama lo schema. Tanto si prepara a rientrare anche Pompei. De Cassan. Cotnis. Non ce la fa da afferrare questo passaggio di De Cassan. Si vanifica un'altra azione di attacco delle bianco-azzurre. Fallo in attacco intanto. Fischiata Niola e quindi può ripartire in attacco al PFU, ma no, perché c'è un time out chiesto da coach Staccini, il secondo in quest'ultimo quarto. E anche in quest'ultimo quarto Umberti non è riuscita a trovare la fluidità, la mentalità, la concentrazione giusta che di solito mette nelle partite. Anche quando iniziano in salita Umberti riesce comunque a rimontare, l'abbiamo visto la prima giornata contro Brescia che è la rivelazione di questo campionato, l'abbiamo visto anche con la Spezia. Oggi invece i ragazzi di Staccini sembrano veramente un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo visto anche domenica scorsa contro l'Anico Pontebugianese. Si riparte Pompei in palleggio, che è entrata intanto al posto di Moriconi. Pompei lo scarico su Beatrice Stroscio, che si prova da tre, non va. Ennesimo tentativo da tre che non va a segno. Pompei che si fionda con Cotri sul pallone, palla contesa e freccia che premia ancora una volta la PFU. Rimessa per Umbertide, si prepara intanto a rientrare per il Cuscaglia, anche Prosperi. E rientra al posto di Isaias. Stroscio in palleggio, il capitano per Cotnis, ribalta per Giudice. Giudice dentro, non va, ma ancora Giudice a rimbalzo e questa volta su questo altro tentativo guadagna 2 tiri liberi il capitano della PFU. Sbaglia in questo primo libero Federica Giudice. 1 su 2 di Giudice. Meno 11 PFU. Prosperi che trova Niola. 6:44 da giocare in questa partita. Prosperi in attacco il Cuscagliari. Niola. Niola e intercetta De Cassan e poi Giudice, riparte la PFU, Giudice per chicca Pompei, vediamo se andrà da 3, no, arresto tiro di Pompei, 38 i punti di Umbertide, meno 9 PFU a 6 minuti e 10 secondi alla fine della partita. Pompei tenta di rubare palla e palla contesa, questa volta la rimessa sarà del Cuscagliari. Un po' di grinta finalmente sta venendo fuori, un po' tardi. La panchina sprona il quintetto sul parquet. Il Cuscagliari ora in rimessa con Prosperi.
Ljubenović. Uggioni per Saias. Scadono i 24 secondi. E qui quindi difende bene Umberto. Stroscia la rimessa, trova il capitano, rischia qui Umbertide. Beatrice Stroscio porta palla contro Puggioni. Stroscio, Stroscio da sola, va il tiro, non va, ma c'è De Cassan a rimbalzo, va il tiro, De Cassan, meno 7 a 5:23 alla fine della partita. C'è un fallo di Pompei ai danni di Saias. E il time out chiesto da coach Sciascia. Intanto andiamo a vedere un po' di statistiche, i punti personali. Punti di Umbertide sono 8, quelli di Pompei 9, di Giudice che oggi non è ancora in doppia cifra, i 4 di Cotterins, 4 di Baldi, 7 di De Cassan, 4 di Stroscio, i 2 di Moriconi, 2 di Paolocci, dall'altra parte 4 di Callaro, 7 Saias, 4 Madeddu, 5 Niola, 14 Ljubenović, 4 Puggioni, 2 Petrova, 7 Prosperi. Squadra di nuovo sul parquet. In attacco il Cuscagliari con Prosperi in palleggio. Puggioni, Puggioni dentro, non va, rimbalzo, c'è De Cassan. Pompei, Pompei da tre, non va neanche questa volta, ma c'è Baldi a rimbalzo. Baldi, scivola Prosperi, da tre, c'è il capitano, non va, ma a rimbalzo c'è Ljubenović. Si rialza Prosperi e riparte così il Cuscagliari. Vanificata un'altra azione di attacco di Umbertide. Saias, ancora in attacco, Caldaro, e si riporta più 9 il Cus. Staccini sprona a salire. Stroscio, stoppata da Ljubenović, ma ancora Beatrice Stroscio, per Baldi, va il tiro, non va, a rimbalzo c'è Caldaro che ci arriva prima di De Cassan. L'infrazione di 8 secondi del Cuscagliari. E questa è un'altra ottima risposta difensiva di Umbertide, ma ancora la strada è lunga e mancano meno di 4 minuti alla fine della partita. La rimessa c'è Paolocci che intanto è entrata al posto di De Cassan. Fallo subito da Beatrice Stroscio. Baldi per Stroscio, dentro, meno 7, Beatrice Stroscio.
49-42 per il Quiscagliari, quindi meno 7 Umberti da 3-40 alla fine della partita. Prosperi, il capitano, e c'è un fallo proprio del capitano ai danni di Giulia Prosperi. Rimessa Cagliari con Prosperi, Caldaro. Ljubenović per Caldaro, non va, rimbalzo, c'è Baldi che in due tempi fa su il pallone. Giudice, chicca Pompei, vediamo, da tre. Non va neanche quell'ennesima volta, ma c'è il giudice che subisce anche fallo. Su due del capitano in attacco Cagliari, Caldaro, Prosperi, stoppata da Baldi, e possiamo ripartire sul meno 5. Baldi, meno 3, 49-46 e timeout Sciascia. Finalmente c'è la Umbertre che volevamo, anche se c'è ancora molto da lottare. Si ritorna sul parquet. Prosperi in palleggio. Saias per Ljubenović. Trova Niola. Prosperi. Non va Prosperi. Flavia De Cassan a rimbalzo, ma c'è un fallo proprio di Prosperi. De Cassan alla lunetta. Non va. Uno su due di Flavio De Cassan. Si riporta a meno due Umberti, a 2.25 alla fine della partita. Prosperi, Saias per Niola. Caldaro, ancora per Prosperi. Saias dentro, non va, a rimbalzo, c'è Pompei e poi Paolocci, ancora per chicca, va a servire Baldi,
Baldi per Giorgia Paoloci, chicca Pompei, va a chiamare lo schema, 12 secondi per andare al tiro, Giorgia Paoloci non va, ma c'è Pompei, Beatrice Baldi, ancora Pompei, calma ragazze, calma, Pompei dentro, non va, ma c'è Baldi a rimbalzo, De Cassan, Giorgia Paoloci, da tre non va, scadono i 24 secondi, Baldi sul pallone, ancora Pompei, e fallo, c'è un fallo che manda il, che porta il Lunetta, Federica Pompei, sbaglia il primo Federica Pompei, è una grande sofferenza oggi, uno su due di Pompei, meno uno, e ancora time out chiesto da, vediamo il, da Sciascia. Umberto è riuscita a ritrovare un po' di lucidità, però ecco, non comunque ancora imprecisa, è un po' nervosa oggi. Forse c'è anche un po' di rabbia per non, magari nelle ragazze di Staccini, per non essere riuscite a trovare la giusta mentalità in tempo. Forse è questo quello che pensano le ragazze della PFU oggi. Punteggio di 49-48, sembrava impossibile arrivare a così tanto dalle avversarie solamente due minuti fa. Andiamo a vedere punti personali. Nove di Pompei, 11 giudice, punti in doppia cifra, 4 Cottane, 6 Baldi, 8 De Cassan, 6 Stroscio, 2 Moriconi, 2 Paoloci. Questo per quanto riguarda Umberti, intanto alla rimessa c'è il Cuscagliari con Niola. Ljubenović. Ljubenović dentro. E ruba palla! Intercetta bene il capitano! E riparte con chicca! Pompei! Giorgia Paoloci non va! Non va! Attenzione, Prosperi, Caldaro! E siamo comunque ancora molto imprecise. Caldaro! E qui Baldi è andata a commettere questo fallo. E porta il Lunetta Caldaro a 1 minuto e 8 secondi alla fine della partita. Esce Paoloci e rientra Beatrice Stroscio. Sbaglia il primo. E uno su due di Caldaro. Pompei in palleggio, 50-48 il risultato. Pompei non va, non va neanche questa volta.
Saias Niola. Saias Niola. Perde palla. Pompei. La fa sua. E può ripartire Umbertile. 30 secondi. Giudice. 15 secondi per andare al tiro. Ci prova Chicca. Non va. Ma rimbalzo. C'è Beatrice. Stroscio. Ancora per Chicca. Capitano. Il capitano subisce fallo. E va in lunetta il capitano a 12 secondi alla fine della partita. Ogni volta rischiamo... rischiamo un malore come domenica scorsa. Tanto il custode che asciuga il parquet dal sudore. Il Lunetta, il capitano, mentre Stroscio e Pompei discutono. Non sbaglia il capitano, discutono con Staccini e ritornano verso la squadra. Sbaglia appositamente Beatrice Stroscio, ferra palla e palla contesa, rimessa a Umbertile. Qui il capitano ha sbagliato appositamente per andare in tap-in, però nessuno ce l'ha fatta. E c'è time out chiesto da coach Staccini sul 50-49, 10 secondi alla fine della partita. Un solo punto divide le due formazioni. Rimessa in attacco per la PFU con Beatrice Stroscio. Stroscio, vediamo. Non deve fare infrazione. E Prosper intercetta. E c'è un fallo. Fallo che manda in lunetta Prosperi. Sbaglia il primo, Giulia Prosperi. Piazza il secondo libero, uno su due di Prosperi. 6 secondi. E c'è un fallo a un secondo e quindi possiamo dire che ormai... Si vanifica la rimonta di Umbertile, Puggioni e la Lunetta. No.
uno su due. Finisce con il Cuscagliari, che anche in questa stagione vince di 3 a Umbertide e ritorna alla vittoria 52 a 49. Ancora una squadra sarda che passa al Pallamorandi. L'ultima era stata appunto Selargius nel febbraio scorso e questa volta è il Cuscagliari. Vi ringraziamo per averci seguiti, ci sentiamo per la prossima partita fra 2 settimane qui in casa contro Bolzano. Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA Abbigliamento Donna Tutte le Taglie. DA Abbigliamento Donna a Bassia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36.